Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo per la rubrica Punti e Spunti questo bellissimo punto veramente semplicissimo e abbastanza pieno, quindi adatto alla stagione in cui andremo incontro, cioè i primi freddi. È molto adatto anche per copertine di mezzo peso, per fare maglie, sciarpe, stole, coprispalle, scaldacollo. Tutti quei capi che comunque hanno bisogno di tenerci un pochino più al caldo. Il punto è davvero molto semplice, si svolge su due righe di lavorazione ed ha bisogno di un multiplo di 10 più 1. Io ho già montato le mie 41 catenelle che sono un multiplo di 10 più 1, alle quali vado a farne una aggiuntiva per poter tornare indietro. Quindi entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto con un punto basso, salgo con 2 catenelle e sarà il mio primo punto alto. Dopodiché entro nella catenella successiva, faccio un punto alto e in quella dopo faccio un altro punto alto, per un totale di 3 punti alti su 3 catenelle, un punto alto per ogni catenella. Dopodiché prendo il filo, vado nella catenella numero 3 e faccio un punto V formato da punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Prendo il filo, mi sposto di nuovo nella catenella numero 3, quindi 1, 2 e 3, entro e faccio un punto alto, dopodiché entro in quella successiva, faccio un punto alto per un totale di 5 punti alti su 5 catenelle. Prendo il filo, mi sposto nella terza catenella utile, quindi e faccio il mio punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nella stessa catenella di base. Dopodiché prendo il filo, entro nella terza catenella disponibile e vado a fare il mio gruppo di 5 punti alti su 5 catenelle. Quindi lavoreremo per 5 volte un punto alto su una catenella. Prendo il filo e mi sposto nella catenella numero 3 e vado a fare il mio punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nella stessa catenella di base. Dopodiché vado nella terza catenella utile e lavoro il mio gruppo di 5 punti alti su 5 catenelle. La sequenza del primo giro praticamente è tutta questa. Fatti 5 punti alti, mi sposto nella catenella numero 3 e vado a ripetere il mio punto V, punto alto, 3 catenelle e punto alto. Quindi riprendo il filo, vado nella terza catenella utile e finisco la riga con 3 punti alti. Fatta la riga numero 1, partiamo con la riga numero 2. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto e non sarà nient'altro che fare tutta una riga di punti alti. Quindi il numero 1 l'abbiamo già lavorato con le 3 catenelle, entriamo nel numero 2, punto alto, nel numero 3, punto alto. Dopodiché saltiamo nell'archetto formato dalle 3 catenelle e ne lavoriamo 5 di punti alti. Prendo il filo e vado nel primo punto del gruppo di 5 punti alti, quindi saltiamo il punto del punto V, entriamo nel primo del gruppo di 5 punti alti e vado a lavorare punto su punto, quindi un totale di 5 punti alti.
fatti 5 punti alti, mi sposto dentro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e ne eseguo altri 5 nello stesso archetto di base. Mi sposto sul primo punto utile del gruppo dei 5 e lavoro i punti così come li trovo. Quindi 5 punti alti. Eseguito il quinto e ultimo punto alto, salto nell'archetto formato dalle 3 catenelle e ne vado a fare 5 nello stesso archetto di base. Prendo il filo, vado nel primo punto utile dei 5 punti alti e lavoro altrettanti punti alti. Fatto il quinto e ultimo punto, salto nell'archetto, vado a fare i miei 5 punti alti. E finisco la riga andando a lavorare gli ultimi 3 punti alti. Ho fatto anche la riga numero 2. Ora salgo con 3 catenelle e vado ad iniziare la riga numero 3. Quindi ho fatto il punto numero 1 con le 3 catenelle, entro nel secondo, faccio il numero 2, entro nel terzo, faccio il numero 3, prendo il filo, entro nel punto centrale, cioè il numero 3 del gruppo di 5 punti alti della riga sottostante, e faccio il mio punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Prendo il filo, vado nel primo punto alto utile del gruppo di 5 lavorati punto su punto, cioè salto tutti i punti del ventaglietto, entro nel primo punto utile e vado a lavorare i miei 5 punti alti. Dopodiché prendo il filo, qui abbiamo il gruppo di 5 punti alti tutti nello stesso archetto, entro nel numero 3 e faccio il mio punto V. Quindi punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Dopodiché prendo il filo, mi sposto, salto questi 2 punti, entro nel terzo che praticamente è il primo del gruppo dei 5 punti alti. E vado a lavorare punto su punto. Prendo il filo, qui ho il mio gruppetto dei 5 punti alti raccolti nell'archetto, entro nel numero 3, quello centrale, e faccio il mio punto V. Punto alto, 3 catenelle. E punto alto nello stesso punto di base. Quindi salto questi due che sono i punti che sono nell'archetto, entro nel primo punto del gruppo dei 5 punti alti lavorati punto su punto e vado a lavorarli punto su punto. Prendo il filo, entro al centro dei 5 punti e lavoro il mio punto V. Dopodiché vado a finire anche questa riga andando a lavorare gli ultimi 3 punti che restano dopo il ventaglietto dei 5 punti alti. Quindi punto numero 1, punto numero 2 e il numero 3 che è anche l'ultimo della riga, quello che va a chiudere. Dopodiché il lavoro ricomincia dalla riga numero 2. Quindi noi gireremo il nostro lavoro. Faremo questi 3 punti alti, compreso quello iniziale. Nell'archetto faremo i 5 punti alti, ci sposteremo, lavoreremo i 5 punti alti e via via. La sequenza da fare è questa. Io vado avanti a lavorare ancora un pezzettino in modo da avere un'idea un po' più concreta di quello che è questo punto.
Ho terminato il mio campione, è veramente un punto molto bello nella sua semplicità. Magari lavorato anche con un filato sfumato, sicuramente darà un effetto più particolare a questo punto. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.